Allora, noi domenica abbiamo fatto, diciamo così, la prima iniziativa di Lega Ambiente relativa al programma che poi si svilupperà nel mese di settembre, di Puliamo il Mondo, una campagna nazionale che ogni anno si ripete. Questa volta abbiamo collaborato con l'area marina di San Bartolo e quindi insieme abbiamo deciso di pulire una parte della spiaggia sotto il Monte San Bartolo, sotto la croce praticamente, quella che viene definita così, perché sono zone molto sporche dove appunto è difficile arrivarci, tant'è vero che noi abbiamo dovuto prendere delle barche, precisamente quattro barche, e con quelle e con 30 volontari ci siamo appunto avvicinati a questa zona e l'abbiamo pulita. Ci abbiamo messo parecchie ore perché naturalmente la zona era molto sporca. C'era di tutto, in particolare, come ormai si sa, la plastica è quella che come rifiuto la fa da padrona, e quindi abbiamo raccolto tutti questi rifiuti e li abbiamo portati a terra. Poi Marche Multiservizi naturalmente ha provveduto a raccoglierli qua in Baia Flaminia perché abbiamo fatto un punto di raccolta e quindi ecco, questa è stata l'iniziativa che ha coinvolto tutte queste persone. Poi ieri sera verso le 6, 6 e mezzo, finito il lavoro, ci siamo ritrovati qui in Baia Flaminia e abbiamo un pochino valutato appunto l'iniziativa che secondo noi è stata molto buona. Purtroppo abbiamo raccolto tanti rifiuti e questa non è una buona cosa perché ci fa capire che ancora non c'è veramente un senso civico come ci dovrebbe essere e un rispetto per l'ambiente appunto come sarebbe auspicabile. Abbiamo raccolto tantissime nasse che poi fortunatamente in parte sono state venute a ritirare dai pescatori che le riusano. Fortunatamente diciamo non sono diventati rifiuti perché le riutilizzano. Quindi una cinquantina di queste nasse le hanno riprese loro e le riutilizzeranno. Il resto invece è tutta plastica, varia, per cui difficilmente, insomma, come sacchetti ne abbiamo raccolti i sacchetti quelli neri, quindi quelli grandi, per capirci, una quarantina di sacchetti abbiamo fatto, quindi insomma i rifiuti erano tanti, veramente tanti.